Visto il pubblico, è meraviglioso, ci sono mamme, figlie, zie, nonne, si vede veramente, l'età è diversissima. È trasversale, però hai detto tutto al femminile, quindi c'è la prevalenza c'è delle la prevalenza, donne. Sì. Sentiamo Checco. Grazie mille. Volevo dire due parole prima di cantare questa canzone che ha un significato molto importante. Quando arrivi in un posto come questo, come l'Arena di Verona, quando realizzi un sogno così importante, io il discorso dei sogni ne ho già parlato tantissime volte e il mio consiglio, visto che non posso insegnare nulla a nessuno nella vita perché ho sbagliato più di voi sicuramente, però il consiglio di credere nei sogni, quello ve lo posso dare. E quindi questo è un discorso. Però voglio dire un'altra cosa, quando arrivi in un posto così bello, no? Ci sono tutte queste persone che non sembrano neanche persone, talmente sono tante, non si riesce a capire. È fantastico. La prima cosa che ti passa per la testa quando canti questa canzone non è tanto quella di dire ah che figata, l'Arena di Verona. Sì, 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 bellissimo, per l'amor del cielo, io non confondiamo l'ipocrisia con la felicità. Però la prima cosa che mi passa per la testa ora che devo iniziare a cantare questa canzone è dove l'ho cantata per la prima volta. E l'ho cantata nell'oratorio del paese dove sono nato, di Cassino dei Becchi, no? Tanti, tanti anni fa. E la dedicai quella sera, a quel concerto, la dedicai al mio primo produttore, che si chiama Alberto Butolo, un ragazzo che io stasera ho invitato ed è seduto in una poltrona. Non ci vediamo da un po' di anni, da un po' di tempo, però so che è seduto là, ci tenevo che stasera ci fosse. E quello che voglio dirvi è, pensare di cantarla qui dentro mi fa sentire orgoglioso di tutto quello che ho fatto, perché vuol dire che tutte le cose per cui abbiamo sofferto, insomma, ne è valsa la pena. E io per questo devo ringraziare non solo i Modà, che mi hanno sempre sopportato anche nei miei momenti di crisi, ma noi Modà dobbiamo ringraziare anche tutte le nostre famiglie, perché questo è un cammino che non si potrà mai fare da soli, perché quando a 27, 28, 29, 30 anni non porti a casa uno stipendio, se non hai una famiglia che ti dà le motivazioni per andare avanti, credo che sia impossibile raggiungerlo. Quindi insomma, me la voglio proprio godere questa qui. È Nuvole di Rock, è del 2004, per cui proprio agli esordi. Un momento molto commovente. Sì, ha detto delle belle cose. Nuvole di rock, nuvole di rock, per vedere come gli angeli suonano oltre le nuvole. Nuvole di rock, nuvole di rock, per vedere se di la nevica o è tutto come qua, e se fa freddo come giù in città. Stanotte voglio camminare nella nebbia, dando un senso al gesto, tutto quello che ho fatto. Per dare un senso alle nuvole. Fatemi sentire gli angeli che suonano, e poi spiegatemi cosa vuol dire vivere, se poi bisogna piangere. Ditemi, ah, che cosa devo fare per stare sopra una nuvola e per farmi ascoltare, ascoltare, ascoltare.